salve! Sì, salve, guardi, cercavo quel gioco. Non mi ricordo, perché diciamoci la verità, tutti i giochi di oggi sono uguali, tutti basati su questa grafica, Invece la grafica non è importante, non conta, lei sarà d'accordo con me, sarà d'accordo. Veramente, se permette, mica tanto, perché comunque la grafica è il chiaro segno dell'evoluzione tecnologica, a volte influisce addirittura sul game design. Però ho capito cosa vuole dire lei, cioè se ci sono problemi nel gameplay la grafica da solo non risolve, ovviamente sì, la comprendo in questo senso. Sì, beh, più o meno diciamo, ecco, è vero, e diciamo che la grafica non deve essere preponderante, la grafica prepondera, non deve preponderare, perché effettivamente spesse volte dietro una poco appariscente sembianza si nasconde un contenuto sorprendente nella grafica. Così nei videogiochi, così con le persone, con le cose di tutti i giorni. Ah, che belle parole, ha proprio ragione. Oh, ciao cara, sì, ci vediamo dopo, È una mia amica, una ragazza d'oro, un angelo, le affiderei il negozio, poi simpatica, divertente. Quel discorso che faceva lei, no? Che è importante il contenuto di una persona. Sì, ma è ingesso. Cioè, non si può guardare, cioè, veramente, fa venire lo sconcerto, devo vomitare, fa venire. Va bene, la grafica non conta, però a un certo punto, cioè, voglio dire, anzi, facciamo così, la prossima volta che entro in questo negozio, se vedo sto cesso ambulante, io mi scappo subito, stavolta è andata così. Arrivederci, tocco il disturbo, vedo che la grafica, approfondimento il corso, la grafica non conta, ma quando è bella è meglio. Salve buon uomo, mi chiedevo se avevate... Mi scusi, devo aver sbagliato negozio. No, non ha sbagliato negozio, è nel posto giusto, mi dica. Beh, allora deve aver sbagliato lei attività. Questo non è il suo negozio di trucchi. Insomma, mi chiami un povero uomo che possa occuparsi della vendita di questi prodotti, coraggio. No, guardi, dica pure a me. Ma non mi sembra proprio cosa, guardi, le faccio vedere. Ecco, questo qui non è un cofanetto della pupa. Dentro non ci trova magicamente il suo pennellino con cui imbellettarsi la faccina. Ah, ho capito che tipo è lei. Lei è uno di quei misogini che credono che le donne non possano giocare ai videogiochi. Ma si evolva! Ci sono tantissime donne che giocano ai videogiochi. Prenda me per esempio. E poi oltre me ne conosco tante altre. Per esempio partecipo a un gruppo su Facebook che si chiama Insiders, pieno zeppo di donne videogiocatrici che comprano i videogiochi e ne comprano a bizzeffe. No, continui. Volevo sentire come andava a finire questa straordinaria barzelletta. Videogiocatrice. Dico, mi devo pure sbottonare. Salve! Salve, desidera? Niente! Come niente? Allora perché è entrato, mi scusi? Speravo che non ci fossero tutte queste diavolerie dell'era moderna. Invece ci sono, che schifo. Ah, ho capito cosa cerca, lei vuole i retro games. In effetti il fascino degli 8-bit con il controller con solo due tasti. Lei mi sta triggerando. Allora guardi, lasci che le consigli dei giochi con uno stile classico ma recenti. No. Ma mi lasci dire, per esempio abbiamo Shovel Knight, Axiom Verge. Di che anno sono? Allora sono del 2000. No, basta, i videogiochi sono morti nel 1987. E poi si sa, i videogiochi di un tempo erano meglio. Tra l'altro i videogiochi di una volta venivano fatti solo per passione e per nulla per il guadagno. Non si pensava certo ai soldi. Oggi invece tutti pensano ai soldi e i videogiochi fanno schifo. Schifo, vi dico. Ma guardi che i videogiochi hanno sempre avuto come principale obiettivo il guadagno. Nessuno ha mai fatto niente per beneficenza. Anzi, al giorno d'oggi ci sono tanti team di sviluppo che creano dei giochi in maniera indipendente proprio per passione. Ho capito, lei vuole asserire con mio sommo dispiacere che i videogiochi di oggi siano meglio dei videogiochi di un tempo. Guardi, cerchi su YouTube tasto B. Arrivederci, anzi addio. Tasto B, ma cerchiamo. Fanculo, fanculo, fanculo. Severo, ma giusto.
Salve! Oh, salve, mi dica. Adesso fa la gnorri, eh? Non sa l'ultima, evidentemente. No, guardi, mi illumini. Adesso mi verrà a dire che non sa che questi videogiochi sono violenti e causano atteggiamenti violenti. Mamma mia! Guardi, che questa è una storia vecchia che ormai è stata pure smentita da tanto tempo ed è pure fuori moda, non è vero? Certo, certo, ridimensioniamo i veri problemi della vita, mi raccomando, ignoriamo questi drammi sociali, complimenti, complimenti. Guardi, è stato pure scientificamente provato che i giochi pur violenti non causano violenza, anzi a volte sono pure catartici. La violenza è sempre esistita anche quando non esistevano i videogiochi. Certo, certo, lei giustamente deve difendere il suo misero lavoro di dispensatrice di violenza digitale. Ah, puttana, la mosca, puttana. Sì, guardi, io avrei da lavorare, per cortesia si è fatta pure la fila. Sì, infatti scusi, avrei anche una certa fretta. Conto di quello che ha fatto? No, cosa? Non mi sembra che ci sia niente di... Attenta a lei piuttosto con questi prodotti, a lei e ai suoi clienti, perché magari oggi o domani ammazza qualcuno a causa di questi videogiochi violenti, eh? Arrivederci! Ah, che giornataccia, clienti impossibili! Quella! Ah, ci mancava solo questo. Che vuol dire ci mancava solo? Ciao! Sì. Comunque, sempre alle prese con questo tuo fantastico hobby, eh? È un lavoro! Lavoro! Dai, ma come te lo devo dire? Dai! Lavoro, sì. Piuttosto mi chiedo una come te, no? Che tutto sommato schifo non fai perché fai schifo tu. No, mica sei una merda, no? Non sei una merda, tutto sommato. Anzi, guarda, faccio pure una fotografia. No, non sa. No. Eccala! Tutto sommato, me la tengo. Sei al 12°, 13° posto delle mie conquiste. Solo di oggi, tra l'altro. Ma voglio dire, tu, una come te, che cosa c'entra con i videogiocatori? Che sono tutti degli asociali, senza vita sociale. Mamma mia, tutto il tempo là, pipipi, popopo. Ma che pipipi, popopo, non è vero, è un luogo comune, noi abbiamo degli amici. Dai, quelli online con quei giochi non contano. Ma non online, in carne e ossa, io ci esco la sera, vado al cinema, facciamo delle confidenze. Sì, piuttosto io vedo gente, faccio cose, io ho una vera vita sociale piena, e ragazzi, ragazze, te l'ho detto la prima, fila, sì. Ti faccio vedere delle... Scusa un attimo, mi stanno squillando, probabilmente sarà una di loro. Sì, lo so chi è. Io le lascio un po' così, no? E perciò loro poi mi cercano, un po' così. Mm-hmm. Pronto? Mamma, con l'anonimo, così mi fotti. Ogni volta ti devo rispondere, perché io penso... no, non posso uscire con te stasera. Mamma, perché? No, perché... Perché io vedo cose, faccio gente, quindi... dicevo, mamma, stasera dobbiamo stare in multichat su Facebook tutti quanti per discutere l'ultima eliminazione del grande bordello. E quindi non... Perché... E non posso... No, mamma, no, dalla zia Peppina non ci vengo però, no, dalla zia Peppina. No, che ogni volta mi spreme le guance, mi abbraccia, mi bacia, e che schifo. Poi mi dà quelle caramelle schifose, rossana, alla carruba, no, mamma, per favore, cazzo. Salve Bromuo! Salve Bromuo! Salve Salve buon uomo, mi chiedevo... Salve povero uomo, mi chiedevo se... Salve! Salve! No, aspetta, troppo smorfioso. Salve! No. Salve! Salve, prego! Ah, adesso lei fa la gnorri, eh! Mi vorrà dire... Salve! Vabbè. Adesso lei fa la gnorri, eh? Non sa l'ultima, evidentemente. Il suo misero lavoro di dispensatrice di violenza digitale. Ah, puttana. Dai, era bellissimo. Dicevo, resta là. Evidentemente mi sono fatta contagiare da questi... Che cazzo dicevo? E da queste...
tossica, non mi ricordo. Sì. Addio, fanculo.